Buongiorno a tutti! Buongiorno, Buongiorno! buon lunedì e benvenuti a questa nuova settimana di Rimani Rimani a a casa, casa e divertiti! Come detto venerdì, questa settimana è una settimana dedicata alla Disney e giuro, è un caso. Ciao, quanti cuori già ci sono anche arrivati. un caso. Buongiorno. È un caso che proprio domani apra i battenti un canale dedicato solo ai film Disney. È un caso, giuro, nessuno mi ha pagato per farlo, però lo dico così, se per caso ancora non lo sapete, c'è la possibilità di abbonarsi ad un canale dedicato solo ai film Disney, ok? Questa settimana andremo a prendere ovviamente in modo educativo questi film Disney, non così a Sì. caso, vero Chicco? Li prendiamo, ovvero abbiamo fatto una selezione, io e Chicco, dei film Disney, di cui avevamo anche dei libricini. Quando è nato Francesco, avevo cominciato una raccolta, ho cominciato e terminato una raccolta che c'era in edicola su tutte le fiabe sonore della Disney. E ovviamente sono rimasti tutti i libricini, da Sì. qualche parte abbiamo anche i CD. E di queste, quanti ne abbiamo? Una trentina, Non so neanche adesso abbiamo vediamo. fatto una selezione. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo fatto una selezione di storie Disney che ci possono poi accompagnare anche nella storia, perché non vogliamo dimenticare quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. La settimana scorsa siamo andati a esplorare il mondo della storia attraverso dei personaggi che sono venuti a trovarci. Vogliamo ricordarne alcuni, Francesco? Fa lo stesso, non serve dire il numero esatto dei libri che abbiamo, una trentina circa, anche perché alcuni li ho lasciati al lavoro, al viva. Ciao Lucia! Vogliamo ricordare alcuni personaggi che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, anche se non ce li ricordiamo tutti, fa lo stesso, perché Cesare possiamo, Lorenzo. volendo, possiamo andare di nuovo sul canale YouTube e andare a rivedere tutte le puntate. Andiamo a ricordarli velocemente. Cesare e Anna Bolena. Poi martedì c'era Einstein Einstein con con Caterina De Medici, Medici. Poi c'era Napoleone con con Giovanna d'Arco. Poi è arrivata Maria Antonietta Nietta con con Tutankhamon, giusto? fine. Tu eri l'ultimo, tu sei stato Carlo Magno e io Emily Non lo so. Barkas, Non lo so. che era la suffragetta. Ecco, tutti questi personaggi. Ciao mamma, scusate, c'è anche la mia mamma. Tutti questi personaggi ci hanno fatto vedere la storia sotto altri punti di vista, non solo con date e guerre o trattati politici, ma anche attraverso le persone che hanno vissuto quei periodi storici, giusto? Bene, riprendendo un po' quello che è stato fatto la settimana scorsa, andiamo a vedere i personaggi della Disney. Andremo a vedere delle storie che troviamo sotto forma di cartone animato o sotto libro, e come queste storie della Disney sono state prese effettivamente da dei momenti storici ben precisi. Il primo cartone animato, il primo film Disney che vogliamo proporvi quest'oggi, come potete vedere, mi sembra che sia abbastanza chiaro, è Hercules. Però su Instagram non si vede Non si vede? il libro. Scusate, non si vede il libro su Instagram, giusto? Grazie, meno male che c'è Chicco. Eccolo qua, il film Disney. Oh, guarda che è arrivata la Sara, spero con la Isabel e l'Inès. Ciao tesori della zia. E Hercules, buongiorno, contante.
Hercules, noi l'abbiamo visto proprio ieri, vero Chico? Dal motivo anche per cui siamo vestiti così, siamo vestiti in stile greco, ok? Circa, dovete portare pazienza, non è che non sono una costumista, buongiorno Graziella, ci siamo tutte, dicono, io non sono una costumista, ho la grande passione dei travestimenti, quello sì, sì, però ovviamente non sono una costumista, quindi io mi arrangio con quello che ho. Io ho preso un vestito stile impero, che viene chiamato così proprio perché riprende un po' lo stile antico, e con anche la parrucca è perché le donne al tempo della Grecia antica ovviamente dovevano portare i capelli lunghi, non potevano averli corti, la coroncina è perché comunque abbellivano i propri capelli con delle corone di fiori o di metallo, in questo caso, e il bracciale, vedete, usavano questi bracciali molto grandi su tutte le parti del braccio e anche delle gambe, mentre Chico è vestito come un bambino dell'epoca romana, con una tunichetta, adesso ve lo faccio vedere, possiamo togliere questo, con una tunichetta, vieni Francesco, con una tunichetta chiusa, allacciata in vita con una cinturina, e di solito tenevano tra i capelli una fascettina. Ecco, abbiamo ripreso un po' lo stile dell'antica Grecia, fatto casalingo, potete farlo anche voi. Per fare la tunichetta, se voi bambini volete fare questo, i bambini e le bambine erano vestiti uguali ai tempi dell'antica Grecia, sì? Quindi, se volete provare anche voi a vestirvi come un bambino dell'antica Grecia, basta che andate a rubare una maglia bianca, una maglia della salute del vostro papà, o del nonno, come in questo caso. Questa che è di Chico è la maglia bianca del nonno Luciano. Scusa, nonno. E poi prendete una cinturina, se ce l'avete vostra, altrimenti potete prendere un pezzo di stoffa e fare una cinturina. Stessa cosa vale per la fascettina. E così potete giocare a fare i bambini greci, a fare anche voi Ercole. Cosa vi raccontiamo della storia di Ercole? Allora, l'abbiamo visto proprio ieri il cartone animato, vero? Perché è uno, cominciamo con Ercole anche perché è uno dei miei preferiti della Disney, perché mette insieme una storia che è molto bella, affascinante, ma con una colonna sonora da paura, perché è bellissima, è molto black come come canzone, molto soul, infatti c'è il pezzo delle muse, quando cantano le muse, vero, la mamma non ci vede più, però comincia a cantare. Ma anche le 5 curiosità, giusto? Sì, le 5 curiosità verranno poi portate dal papà, dal professor papà, arriva anche oggi, non vi preoccupate, non ci abbandonate. Vediamo, scusa che ci stanno guardando, vi saluto un po', buongiorno, ciao, sì, anche qui, ciao a tutti. Dicevo, le canzoni della colonna sonora di Hercules sono spettacolari e vantano anche per la versione italiana dei cantanti molto 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 bravi. Quello che canta la canzone di Ercole proprio, dove all'inizio, dove va... Sì, esatto, quella dove lui parte per raggiungere il tempio di Zeus, è cantata da Alex Baroni, un cantante con una voce bellissima che purtroppo non è più tra noi perché ha avuto un bruttissimo incidente con la moto e purtroppo non c'è più. Pensate che la sua partecipazione al film di Hercules è stata tra le ultime cose che ha fatto, quindi meno male che ha fatto questa cosa, così possiamo ricordarci di lui. Un'altra, quella che invece la parte femminile è fatta da Tosca, una bravissima cantante italiana che ha partecipato a Sanremo anche quest'anno, partecipa spesso a Sanremo, ha partecipato anche con Ron, vincendo anche una delle canzoni che alla mamma piace tantissimo, vorrei incontrarti fra 100 anni. Tutte queste informazioni ve le do perché così magari chiedete a mamma e papà, quando abbiamo finito, di andare a vedere su YouTube, perché fa parte della cultura musicale anche questo. Andate a vedere Tosca con Ron, che comunque fa parte del bagaglio culturale della canzone italiana.
e Alex Baroni, vi consiglio di andare a sentire due o tre canzoni di Alex Baroni perché aveva una voce bellissima. Onde di Alex Baroni è una cosa spettacolare. Detto questo, torniamo ad Hercules. Di cosa parla Hercules, Chicco? Cosa parla? Parla della storia di questo bambino, che ti aiuto io, che nasce figlio di Zeus, quindi nasce come Dio, ma il fratello di Zeus, Ade, il Dio degli inferi, vuole prendere il posto di suo fratello Zeus ed essere il re degli dei, il re dell'Olimpo. E gli viene predetto però che non potrà mai diventare re dell'Olimpo se Hercules combatte con suo papà a fianco di suo padre. Quindi cosa fa Ade? Lo fa diventare umano, gli dà una pozione che lo fa diventare umano perché solo gli dei lo fa diventare mortale, esatto, perché solo gli dei possono stare sull'Olimpo. Ma è Dio, perché non però è... esatto, non riesce a fargli bere tutta la pozione e quindi Hercules diventa un semidio, vuol dire metà uomo e metà Dio, quindi ha le sembianze di un uomo ma ha la forza di un Dio, giusto? Cresce con dei genitori umani sulla terra senza sapere chi è il suo vero padre e quindi si sente un po' inadeguato e combina tanti pasticci perché questa sua forza lui non riesce a controllarla, vero? Sì. Cosa succede quando arriva all'Agorà? L'Agorà è la piazza del paese. Combina un pasticcio che fa crollare tutto, vero? Sì. Quello dei vasi, esatto, la scena dei vasi che si rompono e tutti lo prendono in giro, vero? Perché pensano che lui sia un mostro, lo chiamano, è diverso dagli altri bambini, sì. Vero? Dagli altri ragazzi e quindi lo additano come mostro, lo chiamano Scemercole i bambini, vero? No, ragazzi. I ragazzi lanciano il disco, giocavano, lo chiamano Scemercole e lui è triste. Allora sua mamma e suo papà decidono di dirgli la verità, vero? Gli dicono che l'hanno trovato avvolto in una fascia, in una coperta, con un simbolo degli dèi, di Zeus. E loro non sanno da dove arriva e hanno detto l'unica cosa che puoi fare è andare da Zeus, al tempio di Zeus e chiedere a lui. Quindi ecco che parte la canzone di Alex Baroni, vero? E raggiunge il tempio di Zeus e Zeus gli risponde, vero? Gli dice: sorpresa, non pensavi di avere un padre famoso, eh? Ovviamente Ercole si spaventa un po', ma poi anche tu ti sei spaventato quando si è la statua di Zeus si è tutta animata e gli dice che per poter tornare sull'Olimpo deve diventare un grande eroe. Perché deve diventare un dio e per diventare un dio deve fare delle cose eroiche, deve diventare un eroe. E gli consiglia di andare dall'allenatore di eroi, che è Filottete, per gli amici. Sì, il mio personaggio preferito. Ade e Filottete se la contendono, ma Phil, più che il mio personaggio preferito, il papi dice che secondo lui io sono Filottete per il caratteraccio che ha. La mia parte che mi fa ridere alla fine dove Ade dice chi mi spezza i capelli? Chi ti spezza i capelli? Esatto, vedi, Ade è un personaggio anche simpatico. Insomma, Hercules con il suo cavallo Pegasus, che Zeus gli regala, fin da piccolo, raggiunge Filottete, l'allenatore di eroi, che inizialmente però non vuole allenarlo, perché tutti gli altri sono morti. Perché tutti gli altri eroi che lui ha addestrato erano forti? No, erano forti ad allenamento. Negli allenamenti, ma poi... Sono morti sul campo. Lui fa l'esempio, vedi, di Teseo, Perseo, tutti Zeo. Tutti Zeo.
Esatto. E poi dice, e poi c'è stato Achille, vero? Lui sì che era bravo, ma quel suo tallone, e poi vi dico cos'è il tallone di Achille, perché si dice il tallone di Achille, quindi neanche Achille. E dopo te lo racconto, se no me lo racconto tutto adesso. Insomma, non lo vuole addestrare, ma poi interviene Zeus, che gli dice, gli lancia un fulmine e quindi lui capisce che deve addestrare per forza Hercules. Inizia il suo addestramento e lo porta, quando è finito tutto, lo porta a Tebe, quella che all'epoca era considerata una città molto molto ricca di problemi. No, prima lo mandò a Erebo. Facciamo un po' il riassunto, perché sennò divento lunga come il professor papà, anch'io. Arriva a Tebe e subito avviene qualcosa per cui c'è bisogno dell'intervento di Hercules. E Hercules interviene aiutando due bambini che sembra siano incastrati sotto una roccia. In realtà è un inganno di Ade, perché Ade vuole ucciderlo, perché sennò ovviamente la profezia si può sempre avverare. Lui libera i bambini, sembra che questo sia già abbastanza eroico, ma dalla caverna da cui ha liberato i bambini, ecco che esce un mostro, vero? Un serpente, sì. Se assomiglia a un drago. Di cinese. Sì, è tipo un drago cinese. Hercules tira fuori la sua spada, vero? Dopo un leggero combattimento gli taglia la testa e sembra morto, ma non è morto, perché dalla testa tagliata ne escono altre tre e continua, e lui continua a tagliare teste, e Phil cosa dice? Basta tagliare teste, perché a un certo punto questo mostro aveva tantissime teste che continuavano a morderlo dappertutto, finché Hercules usa la testa e invece che tagliargliela al mostro, dà un forte pugno alla roccia e questa roccia si sbriciola e crolla addosso al mostro, che finalmente è morto. E sembrava morto anche Hercules, perché il mostro aveva Hercules in mano. E Phil già pensava, ecco qua, un altro che se n'è andato, vero? E invece no, perché la mano del mostro si apre ed ecco che Hercules riesce a venirne fuori. E lì, scusate, ma lì, dopo questa scena, Hercules... È tornata. Hercules diventa a tutti gli effetti l'eroe della città di Tebe, poi famoso in tutta la Grecia, e parte una canzone che cantano le muse, che è la mia preferita. Non ce n'è per nessuno ormai, di tutta la Grecia è più grande degli eroi, ecco te. Ecco, proprio quello. Quando vi dico che vado matta per questo cartone animato, si può e diventa famoso. Esatto, fanno dei giocattoli, vero, il pupazzetto che se tiri le braccia vengono fuori i pettorali, fanno le scarpette, i sandali firmati da Hercules, la bibita di Hercules, diventa famoso in tutta la Grecia e in questa canzone dove si vanno a vedere tutte le cose per cui diventa famoso Hercules, si vedono nel frattempo anche delle scene che nei miti greci vengono raccontate come le sette fatiche di Ercole, che è un mito greco dove si raccontano tutte le varie fatiche, le imprese di Ercole, e vengono in questo pezzo della canzone, in questo momento dove c'è la canzone che fa vedere la salita di quanto famoso è Ercole, e Ade trova sempre dei mostri. Infatti è Ade che gli manda questi mostri da combattere, che sono in realtà nel mito originale le sette fatiche di Ercole. Finita questa presentazione di quanto è famoso Ercole, ecco che arriva la parte della storia d'amore, ovvero arriva Meg nella sua villa, Megara. Ma non è successo prima che No. Arriva Megara, che viene inviata da Ade
una donna bellissima che già aveva conosciuto Ercole perché Ercole l'aveva salvata dal centauro. Arriva Meg a dirgli di passare una giornata insieme perché lei, inviata da Ade, deve scoprire se anche lui, come Achille, aveva un punto debole. Intanto salutiamo chi ci ha raggiunto. La Grazia, ciao Grazia, ciao Emma, ciao a tutti. La nonna, anche qua sono arrivati qualcun altro. Ciao a tutti. Viva Ercole, dice la nonna Valeria. Dicevamo, Megala è stata inviata da Ade per scoprire i punti deboli di Ercole, ma Ercole non ne ha, non ha punti deboli, non ha il famoso tallone d'Achille come Achille, e lui non ne ha, non ha punti deboli, quindi Meg dice a Ade, mi dispiace, ma Ercole non ha punti deboli, non puoi vincere contro di lui. Ed è in quel momento che Ade capisce che il punto debole di Ercole è proprio Meg, perché nel frattempo Ercole si è innamorato di lei, vero? E quindi Ade dice, se io uso te e minaccio te, gli dico, lui sicuramente mi ascolterà. E così fa. Dice ad Ercole che se lui deve rinunciare alla sua forza per 24 ore. Se lui rinuncia alla sua forza, Meg è salva, altrimenti Meg morirà. Ovviamente Ercole, che è innamorato di Meg, accetta e Ade approfitta di questo momento in cui Ercole è debole per iniziare la sua battaglia contro Zeus e tutti gli dei per diventare lui il capo dell'Olimpo. Ma cosa succede? Mentre Ercole è debole, Ade gli manda un... oddio, non mi viene in mente il nome... come Polifemo, un ciclope, ecco, scusate, non mi veniva in mente, gli manda un ciclope, un uomo, un gigante con un occhio solo, per ucciderlo. Ma Ercole, anche senza la sua forza, riesce a combatterlo. Ma mentre combatte, sta per crollare, vero, un tempio, e Meg lo salva scansandolo mentre arriva una colonna, lo scansa e finisce lei sotto la colonna e quindi rischia di morire. Ora, ditemi un po', vado avanti, vi racconto come finisce la storia? Sì. O volete andarvela a vedere voi? Perché qua tutti mi prendono in giro che io sono la regina degli spoiler, ovvero racconto sempre troppo dei film o dei libri. Ma no, non c'è scritto. Io non voglio, adesso voglio vedere... No, non loro, me lo dicono in generale tutti, gli zii, tutti mi dicono che io... Anch'io sono uno maestro. Noi sì, siamo maestri degli spoiler, quindi io non voglio. Se volete andarvelo a vedere, perché non lo conoscete, volete andarvi a vedere il film, okay. E devo stare zitta, me lo dite. Anzi, facciamo che faccio proprio così, sto zitta e non ve lo dico. Perché allora, sennò adesso? Se no, vediamo qua, dice sì, cosa? Ve lo devo dire? No, andate a vedervelo voi? Ve lo andate a vedere voi? O vi dico come va a finire la storia? Vediamo cosa ci dico. No. Non capisco se mi dicono che devo andare avanti o no. Facciamo così. Andiamo avanti? Vediamo, se dico andiamo avanti, dicono no, sì. Vediamo cosa succede. Dobbiamo andare avanti? No, intanto sai cosa? Mettiamo via e facciamo vedere. Allora, come ho detto, le storie Disney si ispirano a delle storie o realmente esistite oppure
Come finisce, chiedono, eh? Aspettate fino alla fine della puntata, vediamo. Intanto io vi faccio vedere, vi dico che si ispirano o a dei personaggi realmente esistiti, delle storie vere, oppure a, come in questo caso, dei miti greci già famosi per altri motivi, ma che comunque sono... non sono veri, no? Perché la storia di Ercole è una storia inventata nei miti greci. Ma questi miti sono talmente famosi che nella storia molti artisti si sono ispirati, come la Disney, si sono ispirati a queste storie per creare delle opere d'arte meravigliose. Come nei personaggi storici vi ho fatto vedere le immagini, ve le voglio far vedere anche per Ercole, per quanto riguarda Ercole. Allora, all'inizio della storia vi abbiamo detto che Ercole viene mandato sulla Terra per farlo diventare umano. E lì, già lì Ade prova ad ucciderlo, togliendogli appunto la forza, cioè togliendogli l'immortalità. Come gli dèi. Esatto, quindi facendolo diventare umano, e gli manda un serpente per ucciderlo. Ma Ercole, che era comunque non aveva bevuto tutta la pozione, gli era rimasta tantissima forza, e quindi fin da bambino lui già combatte contro il serpente uccidendolo. E quindi sopravvive. Nel cartone animato sono Pena e Panico, i due aiutanti di Ade che si trasformano in serpenti. Nella storia originale invece è un serpente che viene mandato da Ade per uccidere Ercole. In realtà nella storia originale non è neanche Ade che ce l'ha con lui, ma la moglie di Zeus, che è gelosa perché a quanto pare Ercole è figlio di Zeus con un'altra donna, quindi via dei tradimenti anche qua, come nella storia, come nei personaggi storici della settimana scorsa. Quindi è la moglie di Zeus, che si chiama Era, era gelosa e quindi ha mandato il serpente per uccidere il figlio di Zeus. Non era Atena? No. Una delle sette fatiche di Ercole è il combattimento con il leone. Eccolo qua rappresentato. Mi sembra quasi scarpe. Come? È quasi scarpe nel film. Sì, è Scarnel. Nel cartone animato il leone che poi Ercole viene rappresentato sempre, perché questa è la prima fatica che lui affronta, lui dopo usa la pelle del leone come trofeo e lo usa come mantello. Nel cartone animato di Hercules della Disney, il leone che lui usa come mantello è Scar, lo zio cattivo del Re Leone. Lo ricordate? Ecco, è il disegnato è Scar. E qua appunto viene rappresentato. Un'altra bellissima statua di Zeus, è sempre invece no, di Zeus, di Ercole, è Ercole che combatte il toro. Vedete? In città. In una città, sì. E poi si vede, eccolo qua, che combatte il famoso mostro di cui vi ho parlato, il famoso mostro dalle tante teste. Eccolo qui, lo vedete? Infatti eccolo che è rappresentato con il mantello perché di devo leone. Fare sempre dei quadri dove sono nudi? Si usava così, era per rappresentare meglio la fisicità delle persone, degli umani, no? Si rappresentavano senza nient'altro perché non servivano i vestiti, dovevano far rappresentare qualcosa e quindi non serviva. Poi è arrivata la chiesa che li ha fatti coprire, infatti vedi che qua è nudo, però la parte qui sotto è coperta perché per la chiesa erano troppo sconci e non volevano far vedere niente. Questa invece ve la voglio far vedere perché va a rappresentare un'altra credenza. Cioè, quando non si sapeva che dall'altra parte dell'oceano c'era l'America, si pensava che finita la parte più a ovest, quindi Spagna e Portogallo, sembra che lì il mito diceva che ci fossero le colonne d'Ercole, ovvero il punto dove se tu passavi oltre cadevi giù. Se si passavano le colonne d'Ercole si moriva.
questa era una credenza, e c'era, dicevano... Ma non è vero. No, non era vero, però loro erano convinti ci fosse una statua di Ercole così, vedete? E l'hanno rappresentata in molti. Posso vedere? Allora, Chico, qua ci dicono che vogliono che andiamo avanti e finire la storia. Bene, allora la finiamo, vieni. Siamo arrivati al punto che Meg scansa Hercules per salvargli la vita, ma finisce lei sotto la colonna del tempio. Cosa succede? Il patto con Ade voleva che Meg rimanesse viva nel patto, se voleva, se... per dare la forza di Hercules. Cosa succede? Se lei è caduta sotto questa pietra, muore, di conseguenza il patto è rotto e la forza di Hercules gli torna nel corpo. E quindi lui va subito ad aiutare gli dei a combattere, salva l'Olimpo e Zeus ricaccia negli inferi Ade. Ade torna al suo posto, tutto arrabbiato, ma non è finita qui, perché Hercules è arrabbiatissimo con Ade per quello che è successo a Meg. E quindi cosa fa? Va nell'Ade e fa un altro patto con Ade. E gli dice, facciamo un patto, prendi me al posto di Meg. Perché negli inferi dove c'è Ade ci sono tutte le anime delle persone che sono morte sulla terra. E, poi e quindi Hercules vede passare l'anima di Meg e gli dice prendi me al posto di Meg. E però quelle tre signore là... Sì. Moriva perché se esatto, vuole... quello è un altro mito. E dice prendi me al posto di Meg. Ade all'inizio... No, ha un po' di dubbi perché pensa che ci sia una fregatura. E infatti la fregatura c'è, perché ovviamente Hercules è più forte di un uomo normale. Quindi quando lui si tuffa nel fiume delle anime per andare a prendere, diventa molto vecchio, perché quel fiume fa male, è un fiume che ti toglie l'anima, però riesce a raggiungere Meg, e nel mentre che raggiunge Meg, ecco che il... la sua vita non è più mortale, ma diventa quella di un dio, vero? Diventa quella di un dio, il filo della sua vita diventa dorato come quella di un dio, e infatti ecco che lui riesce a recuperare, lui diventa tutto dorato, praticamente diventa un dio. Cosa è successo? Suo padre, Zeus, gli aveva detto... Per diventare un dio devi compiere un atto di vero eroismo. E il vero eroismo è quello di salvare qualcun altro senza pensare a se stessi. Quindi quando lui ha rinunciato alla sua vita per Meg, ecco che ha compiuto un atto di vero eroismo e quindi è stato premiato diventando un dio. Quindi lui recupera l'anima di Meg, la fa tornare in vita e ecco che suo padre Zeus lo chiama, fa arrivare una nuvoletta che lo porta sul monte Olimpo e gli dice bravo figlio mio, adesso ti sei guadagnato il tuo posto nell'Olimpo. Ma Hercules cosa fa? Vuole... Ha finalmente capito qual è il suo posto nel mondo, vero? Perché all'inizio non si sentiva a posto perché lo prendevano in giro quando, perché era troppo forte. Però adesso che ha conosciuto l'amore di Meg e ha capito qual è il suo compito, cioè salvare gli umani, ha deciso di rinunciare alla sua vita da dio per fare la vita da mortale e sposare Meg e tornare insieme a Phil. E finisce con tutti che festeggiano a Tebe e Zeus che cosa fa sul cielo? Fa una costellazione con le stelle che rappresenta Hercules, così che Phil, il suo allenatore, possa essere orgoglioso di aver allenato finalmente un vero eroe. E il senso di tutta questa storia è proprio questo, cioè di che tutti noi possiamo essere degli eroi. Che cos'è l'Olimpo?
Che cos'è l'Olimpo? L'Olimpo è il posto Dove in cui vivono tutti gli dei greci. Scusami, dillo tu, ripetilo tu. No, non hai detto mai. Ok, scusa, non ti avevo sentito. È il monte, la montagna su cui in cima, secondo i greci, vivevano tutti gli dei. Comunque dicevo, il senso di questa storia è che tutti in realtà, sotto sotto, possiamo essere degli eroi. Basta compiere un atto di vera bontà, di vero altruismo. Ok? Ed è un po' quello che le persone in questo periodo molto difficile stanno facendo, aiutando i malati, i medici, gli infermieri, gli OS, tutte le persone che lavorano per aiutare le persone che si sono ammalate o che hanno bisogno di aiuto in questo momento molto difficile. Tutte queste persone sono degli eroi, ma nel piccolo lo siamo tutti, perché se rimaniamo a casa proteggiamo tutti, e quindi anche noi che adesso siamo qui a raccontare la storia di Hercules, in realtà una piccola parte di noi è un eroe. Quindi rimanete a casa e potremo essere tutti Hercules. Ora Chicco vi legge una parte, perché vi ho fatto vedere il libro di Hercules, il film di Hercules, e vi faccio vedere, c'è un bellissimo libricino che si chiama Miti greci per bambini, dove le storie, i miti greci, tutti ci sono: il dono del fuoco, il vaso di Pandora, Persefone, la tela di Aracne, che è molto bello, le fatiche di Ercole, Narciso, Icaro. Ci sono tantissime, tantissime storie, miti greci, in questo libricino. Aracne, vero? L'hai fatta a scuola, sì. Tu. Tutti questi miti li trovate in questo libricino e sono fatti proprio per bambini, sono molto semplici. Il Chicco vi legge il senso dei miti greci. Vai. Gli antichi greci, vissuti migliaia di anni fa, raccontavano storie meravigliose che parlavano di dei, mostri ed eroi coraggiosi. Credevano che gli dei vivessero nel mondo, negli esseri umani, e abitassero i campi, i boschi, il mare, il sottosuolo e grandi palazzi sulla cima del Monte Olimpo. Gli dei erano invisibili, ma certe volte sceglievano di apparire agli esseri umani. Mm-hmm. Sapevano essere generosi e pronti ad aiutare chi li rispettava. Ma a volte si dimostravano dispettosi e perfidi e si divertivano a giocare brutti scherzi, comparendo all'improvviso nelle situazioni più inaspettate. Mm-hmm. Nel fantastico mondo della mitologia greca, i comuni mortali erano coinvolti in avventure straordinarie, nel corso delle quali le persone sciocche e malvagie venivano punite e quelle buone e coraggiose ricompensate. Oh, avete capito allora? Grazie Chicco, hai letto molto bene. Avete capito allora che cos'erano questi miti greci? Raccontavano le storie di questi dei che si mischiavano a volte con le persone umane sulla terra e facevano tante cose, a volte belle, a volte brutte, a volte erano dispettosi, a volte aiutavano, ma comunque partecipavano alla vita degli esseri umani sulla terra. Molti, molti sono i miti interessanti, molti sono le storie dell'antica Grecia che ci sono arrivate fino a noi. Un'altra è sicuramente l'Iliade, che è molto famosa, ed ecco che arriva il personaggio di Achille, il famoso Achille, che Phil all'inizio dice che è il suo preferito, ma che poi il suo tallone lo rovina. Perché? Perché nell'Iliade viene raccontato un piccolo pezzo in cui Achille era l'eroe più bravo,
dei greci. E, però cosa succede? Il mito di Achille è che anche lui, come Hercules, è un semidio e per essere così forte è stato immerso in una fonte divina, nell'acqua degli dèi, ma per essere immerso è stato tenuto per il tallone. L'hanno preso per il tallone, l'hanno messo nell'acqua e l'hanno tirato su. Questo cosa vuol dire? Che il tallone era l'unica parte che non era finita dentro l'acqua degli dèi. Quindi durante la guerra di Troia, nell'ultima parte della guerra, cosa succede? Succede che una freccia colpisce esattamente il tallone di Achille e lui, per quella freccia sul tallone, muore. Ma come? Sì, pensa alla sfortuna, l'unico punto debole di Achille è il tallone. Ecco perché ancora oggi si usa dire del punto debole di una persona quando uno dice... È come Tutankhamon. Anche Tutankhamon aveva il piede messo così male. Ad esempio negli sportivi, quando si dice a uno sportivo «Ah, quello è il tuo tallone d'Achille», è un modo per dire che quello è il suo punto debole, è la cosa per cui non riesce ad essere bravissimo. Ma si usa anche per le cose di cultura, per dire, ad esempio, il mio tallone d'Achille nella cultura generale è la geografia. Io e la geografia non andiamo proprio d'accordo. E quindi si può dire che il tallone d'Achille della Francesca è la geografia, come molti altri. Capito? Ecco quindi Achille. Ma ora, signore, signori, bambine e bambine, fermate gli ormoni! Perché è il momento del professor Lunga! Lungo! Oh. Buongiorno! Buongiorno, professore! Quanta gente c'è? Ce n'è abbastanza! Oh, c'è uno di Mikey! Sì! Oh, c'è anche la Nicole! Ciao tesoro! C'è arrivata anche la Nicole! Ah, c'è anche la Nicole! Sì! Mattia, allora. Ci manda i bacini! Ciao Mattia, non so chi sia, ma lo vedo da tutte le... lo percepisco. Mattia è il mio segretario. Ah, ok. Ciao Mattia. Allora, sono sicuro, la nostra mamma stamattina aveva detto che sarebbe stata molto breve, che quindi dovevo venire prima. In realtà è stata lunga, almeno quanto me. Ma lo sai che Hercules non mi fa trattenere, guarda quanti cuori che arrivano. Spero bene, se no... Allora... Non sono gelosa solo perché c'è uno schermo che vi separa. No. Io invece cercherò di essere molto breve. Buongiorno. Ma come al solito... Cercherà di essere breve. Come al solito, anche se in questo caso... guarda che vicino. È il mio Mattia, questi sono per me i bacini. Vero Mattia? Ci racconti, professore. Vi racconto, come al solito, qualche curiosità. Ok. Quindi, anche se siamo usciti dalle lezioni di storia... Sì. C'erano la scorsa settimana con personaggi storici. Ma siamo andati più nella fantasia, abbiamo preso spunto dalla Disney, eccetera. Io tornerò a raccontarvi qualcosa, sempre se avete il piacere di seguirci, perché è lungo. Esatto. Vi racconterò invece delle curiosità storiche. Sì, intanto io metto qua, allestisco. Ecco. Allora, parliamo di Ercole. Ok, andiamo a parlare. Che poi il professor papà è specializzato nel Medioevo, ma avendo lui fatto il liceo classico, diciamo che in quanto a greco non è messo male anche lui. Poi soprattutto la storia è una grande avventura. Tutta. E quindi partiamo anche dalla storia fatta dei miti. Allora, ci sono un paio di curiosità su Ercole. Innanzitutto Ercole è il nome che gli abbiamo dato noi in Italia. Sì, esatto. Vero? Mm-hmm. Perché... in Grecia, com'era il nome, il vero nome con cui è nato? Come lo chiamavano i greci? Heracles, esatto. Noi in Italia invece io latini, non ho fatto il classico, ma lo so lo stesso. L'hanno chiamato Ercole, che hanno fatto un po' una via di mezzo con il modo in cui lo chiamavano, perché era molto amato anche da un'altra popolazione italiana, che c'era prima dei romani. Gli Etruschi, esatto. Gli Etruschi lo chiamavano in maniera un po' più simile ai greci. Quello che ho letto. Come? Quello che ho letto delle prove in valsi. Gli Etruschi, sì, esatto. Gli Etruschi, esatto. Che erano ottimi commercialisti.
commercianti, non commercialisti, commercialisti ancora non c'erano, tantissimo con i greci. Commerciavano con i greci. Infatti hanno preso molti molto della cultura. Esatto. Comunque, quello che mi interessava dirvi è che appunto Ercole è il nome italiano. Ma perché? Perché in Italia, a Roma, ai tempi dei Romani e anche prima, soprattutto, comunque in generale in Italia, Ercole ha avuto un sacco di successo. Non solo il film della Disney. Era un bel pezzo di uomo, eh? Vuol dire che non è stata solo la Disney a creare un mito di successo in tutto il mondo. No. Già all'epoca... Abbiamo fatto vedere, papà, che ci sono delle statue, dei dipinti che rappresentano... Già all'epoca aveva avuto tantissimo successo. Come? Le storie di Ercole sono arrivate con i greci. E quindi prima nel sud dell'Italia, in Sicilia... quella che si chiamava la Magna Grecia, quindi tutto il sud Italia, la Calabria. Uh-huh. Adesso qui entriamo nella geografia che è forte da prendere. È il tallone d'Achille della mamma. Esatto, quindi la Puglia, la Calabria, che è la terra del nonno. Il nonno Luciano. Esatto, ma una curiosità anche sulla terra del nonno. Della mamma, hai mai capito cosa. E poi è salito la Campania, pare che tra l'altro proprio il posto dove, da dove si è, come si dice, si è sparso proprio nella maniera maggiore il mito di Ercole era Cuma, che è sostanzialmente Cuma è Napoli, è un po' una località archeologica che oggi è nella città di Napoli. Okay? E poi in su, fino appunto gli Etruschi che non hanno ricevuto Roma, e poi in su verso nord anche quello che era la Gallia Cisalpina, quindi il nord dell'Italia, e poi la Gallia e tutte quante la altre regioni. Quindi è un mito che è andato avanti. I greci l'hanno portato, ma poi si è disperso un po' in tutta quanta l'area mediterranea, del Mediterraneo, e non solo, ma è andato avanti anche nella storia. Quindi l'hanno portato i greci, i romani l'hanno preso, come hanno preso tanti altri, tutto il pacchetto dei miti greci è stato preso dai romani, cambiando i nomi, ma alla fine è un mito, soprattutto è un personaggio che ha perdurato, quindi che è rimasto nella testa, nella cultura della gente, anche in epoca medievale. Sì, ha superato il cristianesimo, addirittura dopo il Medioevo ha cominciato ad essere assimilato a delle figure cristiane, per esempio San Michele Arcangelo. È vero. Come l'Arcangelo Michele, come idea di combattente, sì, esatto. Pensate che nel Rinascimento Ercole era il simbolo di una città. Oh. Sì, è vero. Era il simbolo della Repubblica di Firenze. Ah. Firenze aveva come simbolo Ercole. Quindi, insomma, diciamo che è un personaggio che in Italia piace. È piaciuto, e ce ne accorgiamo anche perché alcuni suoi miti, ad esempio, sono legati all'Italia, soprattutto alla Magna Grecia. La nostra mamma stamattina vi ha raccontato alcune delle fatiche di Ercole. Sì. Alcune di queste fatiche... c'entrano anche con l'Italia o si svolgono in parte in Italia. Tipo? Per esempio, la lotta con i giganti, no? Dove Ercole aiuta gli dei a sconfiggere i giganti durante la loro rivolta. I titani. Sì, quella che esatto, sì. Questa trasporta. I giganti vengono chiamati titani. Esatto. Che aveva rinchiuso Zeus. Esatto. E durante questa grande lotta cosa succede? La lotta si svolge... diciamo nella zona della Grecia, sì. Però per poter sconfiggere questi titani bisogna spostarli da quella zona perché lì sono semi invincibili. A un certo punto cosa succede? Succede che Ercole riesce a prendere uno di questi titani, questi giganti che era stato colpito da Zeus, quindi non stava tanto bene, lo sposta di peso, se lo carica sulle spalle e si allontana, e si allontana verso l'Italia. Atena cosa fa? La dea della grandissima, prende un grande sasso e lo lancia per colpire questo gigante che Ercole aveva spostato, e questo enorme sasso che poi cade in acqua diventa l'isola della Sicilia. Ah, avete capito? La Sicilia c'entra quasi sempre perché siccome probabilmente è uno dei posti dove per primi i greci sono arrivati, dove hanno fatto un sacco di cose, un sacco di templi, eccetera, eccetera. La Sicilia c'entra sempre, anche con un'altra delle fatiche, che non so se tu hai raccontato. Fermati che facciamo capire bene, perché tu parli veloce e i bambini magari non hanno capito. Allora avete capito? Nel cercare di colpire Ercules, che aveva sulle spalle uno di questi titani, la dea Atena lancia un enorme sasso. Questo sasso finisce in acqua, perché Ercules riesce a schivarlo, e questo...
questo sasso sembra che dia origine all'isola della Sicilia. Ok? L'abbiamo ripetuto con calma. Sempre in Sicilia succede qualcos'altro. Io non so se hai raccontato, sempre tra le 12 fatiche, quella delle mandrie. Erano 7, sono 12, scusate. Errata. Sì. Le mandrie dei tori. Oh no, l'ho fatta vedere, però c'è l'immagine, esatto, ho fatto vedere l'immagine di la facciamo Ercole, corta. Molto corta, sì. Ercole va a recuperare queste mandrie di tori sacri, di mucche sacre, sì, in Spagna. Olè! È anche il momento in cui poi compare il discorso del posizionare le colonne d'Ercole che l'ha raccontato prima. Sì. Comunque, recupera questi tori. Con questi tori cosa fa? Viene in Sicilia, viene in Italia, viene in Sicilia proprio. Dove vengono rubate, le fa pascolare in Sicilia, in realtà poi li vengono rubati, sì, lui li ritrova, comunque tutto questo succede in Sicilia, dove tra l'altro lui si innamora. Oh, santo cielo, ci aspetta, vediamo, ovviamente. C'è stata una... ecco. Ci siete, scusate, mi chiamavano qualcuno. Tra l'altro... succede anche che si innamora, proprio durante queste vicissitudini della dei tori rubati in Sicilia, si innamora della figlia di un re della Sicilia, di cui adesso non ricordo il nome, comunque dal nome di questa... Non Megala, che anche no, Ercole non è che stava, era molto figlio. Motia mi sembra che si chiamasse, e dal nome di questa ragazza si fa derivare la fondazione di un'altra città. Uffa! Chi è questo qui? Scusate, mi stanno chiamando. Adesso, papà, finiamo abbastanza in fretta, se possiamo. Sì. Scusate, continuano a chiamare dall'altra parte. Quindi, esatto. Quindi viene fondata la città di Modica. Modica. Okay. Allora, velocissimo, due cose molto divertenti. Una per il nonno. Tra le varie città, abbiamo detto che in qualche maniera in tutta Italia sono fatte risalire come fondazione o con qualche legame a Ercole, ci sono alcune che è facile, perché si chiamano proprio col nome così. Porto Ercole, in Toscana la conoscete, Ercolano, che è la città vicino a Pompei, che è stata distrutta anche quella durante l'eruzione del Vesuvio. Pompei ed Ercolano. Esatto. Eraclea, che è in Veneto, un'altra città marina. Ci sono alcune che hanno proprio il nome. Altro appunto che non si immagina, abbiamo detto Modica, ma anche Crotone, ecco il nonno. Ecco il nonno Luciano. In Calabria, Crotone. Anche se il nonno è Catanzaro. Sì, vero. Borgia. Però Crotone pare che fosse il nome anche lì di un mercante sovrano di una piccola zona che ha ospitato Ercole durante queste sue peregrinazioni, no? E poi, quello che ho trovato più interessante... Perché nemmeno io lo sapevo, ma preparandomi su Ercole ho trovato anche questa cosa. Attenzione, anche... c'era qualcosa che non sapeva il papà. Io mi preparo. Bravo. Anche la città di Brescia, sì, viene, c'è un mito che lega la fondazione di Brescia a Ercole. È una cosa tarda questa, eh? La prima volta che ce lo dicono proprio è verso la fine del Medioevo, la fine del 1300, inizio 1400, quindi vediamo che rimane ancora dopo il mito di Ercole, sì, no? È la prima volta in cui troviamo questo collegamento in cui ci viene detto che è stato Ercole, sì, a fondare la città di Brescia, tra l'altro legandola proprio a una delle 12 fatiche che è stata raccontata. Ve la ricordate l'Idra? Dalle L'Idra è il mostro che vi dicevo prima, è il mostro quello che se ne tagliava una testa ne venivano fuori altre tre. Esatto. Tre. Vicino a Brescia, proprio sopra Brescia, c'è una valle, si chiama Val Sabbia. Ok? Sempre per tornare alla geografia che tanto piace alla mamma, c'è una valle, è una Val Sabbia. Io ascolto in parte. Lungo questa valle c'è un lago che è abbastanza famoso, si chiama Lago d'Idro. Allora, è nata appunto questa tradizione intorno alla fine del Medioevo che voleva che il nome Lago d'Idro in Valsabbia nascesse dal fatto che proprio lì Ercole in Valsabbia abbia combattuto contro l'Idra, l'abbia sconfitta, sì, e proprio da questo fatto prenda il nome il Lago d'Idro. Sceso dalla valle, Ercole avrebbe poi fondato una città, palizzate intorno a una piccola altura, e questa città è Brescia. Ah,
avete capito, grazie papà, quante cose che si conoscono e si imparano, vedete? Tutto partendo da un cartone animato, il cartone animato della Disney Hercules. Quindi vedete quante cose si possono imparare grazie anche semplicemente a un cartone animato, perché il cartone animato alla fine si è ispirato a dei miti già esistenti, i miti greci, e dai miti greci guardate quante cose nella nostra bella Italia possiamo conoscere, perché i miti greci sono molto legati, come ha detto il papà, anche alla nostra Italia. Quindi abbiamo finito per oggi. Ci vediamo domani. Volete l'anticipazione per domani? Sì. Domani ci sarà un altro dei miei cartoni preferiti, cartoni animati preferiti. L'altro cartone animato in cui c'è il personaggio che papà dice che sono, che posso essere io, perché abbiamo detto in questo di Hercules, papà dice che io sono Filottete, perché sono scorbutica come Filottete. Domani ci sarà un altro personaggio. Chi sono poi oltre a Filottete? Dici sempre? Non te lo dico. Abbiamo trovato il papà impreparato. Chi sono di solito? Sono Anacleto, il gufo. Quindi gufo parleremo della Spada della Roccia, torniamo nel Medioevo. Torniamo nel Medioevo, papà, sei contento? Avrò un sacco di cose da raccontare. Eccola qua, domani parleremo della Sul Spada Sul mito di Artù e del Cavaliere della Tavola Rotonda avrò un sacco di cose da raccontare. Poveri noi, mi sa che domani io la mia parte sarà un po' più corta, perché sennò anche Francesco ha tante cose su Artù. Ha appena finito un bellissimo libro, vero, su Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Ma soprattutto potremmo dire la frase che piace tanto al nonno Luigi, che ci sta seguendo, perché ti ha scritto buongiorno figlio. E potremmo dire la famosa frase: ma perché non siamo in otto? Perché manca la gilotto. E con questa ci vediamo domani per una nuova puntata di Rimani a casa e divertiti.